storia di pratiche di yoga, di tai chi, quindi come dire, per me il veicolo corporeo è potentissimo proprio a scopo proprio terapeutico e anche di percezione di tutto ciò che avviene, di tutto ciò che si muove durante le pratiche. Incontrando il corpo del sogno nella BTE, come dire, è stato uno strumento in più che diversamente magari da altre tradizioni ha, come dire, un modello dietro che ci aiuta a capire molto bene tutto ciò che riguarda ciò che si muove durante le pratiche. Quindi non è la stessa cosa fare un movimento un po' a caso o fare esattamente quel movimento. C'è un mondo di differenza. Sì, per tanti aspetti, però se poi impariamo a farlo su di noi, riusciamo anche a condurlo per gli altri, perché non è la stessa cosa anche lì condurre un movimento fatto un pochino a caso, mostrare il movimento nella sua perfezione e aiutare le persone ad entrare in quella struttura. Più teniamo ferma la struttura superficiale, quindi il movimento che viene ripetuto per tante volte, più si muove la struttura profonda. Quindi questo è l'intento. Come dire, io lo trovo esemplare nella BTE perché tiene insieme tutto, quindi tutte le mappe, tutto ciò che studiamo nella teoria della BTE si può vedere nel corpo del sogno, quindi in tante altre pratiche magari si lavora su alcuni aspetti specifici, mentre nel corpo del sogno possiamo vedere tutto. Io per esempio quando conduco le lezioni di yoga a volte inserisco delle pratiche BTE, ma di base c'è sempre quello sguardo BTE, quindi in qualche modo nel condurre ogni movimento possiamo tenere insieme il passaggio dallo zero, il trance essenziale, il modo ulteriore, quindi tutto può essere, grazie alle nostre parole magiche, proposto con un'ottica più trasformativa, più terapeutica. Sta a noi padroneggiare questo e avere lo sguardo che ci permette di coglierlo.